Scatman's World. Ciao ragazzi, siamo Celeste della Frontera. Allora, qualificazioni così così, purtroppo in qualifica, dopo a parte il miracolo di Austin, non mi riesco a ripetermi. Niente ragazzi, però è una gara che possiamo rimontare tranquillamente, è una gara favorevole per la gara, insomma in qualifica una cosa, in gara un'altra. Speriamo bene perché quest'anno ragazzi voglio vincere il titolo. Ricordo che adesso io sono, quando insomma ci sarà sto video, io sono già via, che vado via una settimana, vado a Roma, quindi ecco, il video sarà pubblico, ce lo carico oggi che è mercoledì e probabilmente ci sarà sabato e domenica. Va buon raga, andiamo. Starting grid, vai. Siamo 17esimi su 24. Non una posizione meravigliosa, però meglio di niente. C'è bisogno subito della remontata. Vai di remontata. Qualcuno si è messa pericolosissima qua. Mi sembra che l'altro anno addirittura abbiamo vinto, però era un altro livello di difficoltà, era un'altra moto, era tutta un'altra cosa. Mi sembra che non so se abbiamo vinto, forse quella difficoltà. Vediamo solo perché siamo reali ragazzi, fisica semi pro. Undicesimi, chiaramente non può bastare questa posizione perché non dobbiamo perdere punti, troppi punti dai primi. Tra un po' è vero che arriveranno le mie gare, ma devo arrivare il più possibile messo bene, così da accumulare punti, andare in prima posizione e cercare di fare un piccolo tesoretto per le gare sfavorevoli. Nona posizione, tutta fatica però. Fa fatica ragazzi. Ok, l'innominabile superato. Guarda, guarda, guarda il porco. Mamma mia, scusa vecchio, ma se ne camomile tanto davanti, ha fatto un errore. Approfittiamone. Sesta posizione. Siamo nella cerchia dei big. Siamo già con i big, mancano due giri, perfetto. Oh, Bradless sta veramente dando la grande. Giro record di Marco Marchetto Marquez. Parlo di squadra, da quando sono arrivato io si sta gasando, eh. Giro record di Veneziano, ragazzi, Veneziano è terzo. Il Cuma è terzo. Siamo a caccia di Marquez e Lorenzo. Vediamo, come sappiamo, possiamo vincere. Attenzione Brad, ah, brutta curva. Questa è la curva che ha dato problemi in qualifica. E non ho ancora capito il perché, onestamente. Questa curva mi fa perdere tutto il tempo in qualifica, è incredibile, it's incredible, it's incredible. Eccolo là l'errore. Incredibile errore. No, io non so come cazzo faccio a sbagliare i tempi di frenata così, non ho parole. C'è solo che siamo volati sia io che Rossi. Adesso sono cazzi, adesso sono realmente cazzi, devo recuperare in maniera anche abbastanza rischiosa. Ho sbagliato il tempo di frenata, ma porca. Ragazzi, il crazy come anche questo. Questo è il crazy come. Il come è impazzito, va fuori dei coglioni. Ok, il come è tornato quarto. Ho un giro per ritornare davanti, non dico primo ma almeno al podio. Che errore che ho fatto, però che errore. Quanto bello sarebbe vedere Wine in questi momenti. Dai Brad, ordine di scuderia, lasciami passare, non per i coglioni, dai. Ok, terzo posto, ma non basta. Questa è la curva maledetta. Dai Fioi. Marquez e
Lorenzo, che sono quelli che hanno vinto le due Markets due volte, Lorenzo l'altro anno. No, oddio. Oddio, santissimissimo. Dai Fiore, ma manco quarti. Cioè, meno terzi. La prossima è Le Mans, gara per farlo, Le Mans, posso fare bene come male. Un po' come qua. Qua alla fine non è andata malissimo, però neanche alla grandissima. Lorenzo e Marco sono micidiali, Fiore. Oddio, che errore, maledetto Camomillo. Camomillo mi ha superato. Proviamo l'esternazzo puro. E Camomillo va davanti. Perdo anche il podio, incredibile. A cagare. Male, brutta gara, ho guardato proprio male. Non bene, vabbè, ci sta ragazzi, ci sta anche questo. Non posso vincere tutto, non posso sempre fare bene, sennò che noia. In classifica siamo quarti a meno 16, dai, siamo comunque abbastanza vicini. Raga, un saluto del Cumendone veneziano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtubers italiano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtubers italiano.